Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e di connessioni angeliche e mi trovo qui con Linda che ha partecipato al corso di 6 settimane, per imparare a connettersi, con gli angeli, con l'arcangelo Michele, con gli angeli della coscienza micaelica, insomma, anche affinando le sue capacità che aveva già, vediamo un po' com'è andata questa esperienza. Linda, raccontaci un po' com'è andata. Ma è andata molto bene, direi. Ho conosciuto delle persone meravigliose, te per prima, che sei una persona veramente speciale. Grazie. E quindi sono stata molto contenta di aver partecipato a questo corso. Mi sono sentita bene, mi sono sentita a casa. Che bello, bene, bene. Allora, raccontami un po'. Abbiamo iniziato con la lettura delle carte, ok? Poi la scrittura ispirata alla seconda fase fino ad arrivare alla connessione diretta. Raccontaci passo dopo passo com'è andata questa esperienza. Allora, io già facevo prima la lettura delle carte, la lettura delle carte, la scrittura, però ho avuto un periodo ultimamente non dei più facili e diciamo che mi ero un po' chiusa, non riuscivo più a essere centrata, concentrata e sentivo proprio il bisogno di qualcosa per ricominciare. Su Facebook ho visto te, ti ho ascoltato e ho sentito proprio nel cuore che quella era la mia strada per ricominciare. Ci siamo sentite, parlate e da lì ho fatto immediatamente il corso, ho deciso nel Sì, giro di un attimo, se ti ricordi. sì. E quindi poi abbiamo cominciato con la lettura delle carte. Mi è rimasta una cosa molto semplice, facile, mi veniva proprio naturale, sia la scrittura che anche la connessione diretta. Quello che mi è piaciuto e mi è rimasto nuovo e mi è piaciuto molto, soprattutto sono le preghiere che facciamo prima della lettura, le preghiere che facciamo tutti i giorni, e questo fanno in modo da sentirmi protetta. Esatto. Tranquilla in tutto quello che facevo, senza paura di nessun genere. Quindi questo mi ha permesso di essere libera di ascoltare quello che mi arrivava e quindi di leggere o le carte o la scrittura o la connessione diretta senza problemi o ripensamenti, eccetera. Che bello, bene, bene. E a chi consiglieresti tu questo percorso di connessioni Ma angeliche? io lo consiglierei a tutti, sinceramente, perché chi perlomeno ha il pensiero di potersi connettere, di poter leggere le carte o per sé, ma soprattutto per gli altri, lo consiglierei veramente a tutti perché ti apre un mondo nuovo, un mondo che chi non ha esperienza porta solo pace, amore, porta anche a essere da una parte un po' distaccati da tutto quello che avviene nel mondo e di guardarlo o avviene anche alle altre persone e di guardarlo con un non giudizio, ma ascoltare solamente quello che veramente arriva da dentro, senza magari sapere neanche quello che si dice veramente, perché delle volte gli altri fanno delle domande e noi non lo sappiamo. Io preferisco così, per non essere condizionata nella risposta, preferisco non sapere la domanda che è stato fatto e quindi mi sento molto più libera e spontanea nel Esatto, fare la lettura, la lettura. certo. Poi, se lo faccio agli altri, lo faccio indifferentemente, secondo come mi viene, sia o lettura o scrittura o connessione diretta. Quando lo devo fare per me, preferisco la scrittura perché poi non mi Rimane. ricordo nel modo più assoluto quello che mi è venuto, dopo un attimo ho perso tutto, quindi invece con la scrittura mi rimane.
Che bello, che meraviglia. Bene, bene. Grazie Linda, grazie per il tuo contributo e per la tua testimonianza. Tu adesso questo lo utilizzerai anche come strumento per aiutare gli altri, giusto? Sì, senz'altro. Io già prima aiutavo gli altri, mi sono un po' interrotta, però questo mi dà modo di poter ricominciare. Il mio scopo è quello di aiutare veramente gli altri. Bene, grazie infinitamente per la tua testimonianza. Un Grazie a te, abbraccio, un grazie Linda per abbraccio la a te. fiducia. Grazie, Ciao, cara. ciao. Ciao, ciao, ciao.